Bem-vindos ao nosso canal. Ciao a tutti, benvenuti al nostro canale. Bom, pessoal, depois desse lindo tramonto, tramonto seria pôr do sol, maravilhoso aí que vocês viram. A gente vai fazer para vocês uma receita brasileira. Muitos de vocês já conhecem, mas como quem vive fora do Brasil, provavelmente já sabe da experiência, tem muitas coisas que dá saudade e entre elas está a comida brasileira. Então hoje a gente vai fazer o pastel. E dopo un bellissimo pomeriggio di mare e un bellissimo tramonto che avete potuto vedere poco fa nel video, vi mostreremo tra poco una ricetta brasiliana che vi mostrerà da buon brasiliano William tra poco. Vi faremo vedere i pastel,
Pastel. 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 É, eu aprendi a fazer porque no Brasil é fácil o pastel porque temos a massa pronta. Aqui já na Itália fica um pouco difícil. Muitas coisas que temos pronta no Brasil não tem aqui. Então a gente é obrigado a aprender a fazer. Ai. E per fare un riassunto di quello che poco fa ha detto William, parlava del fatto che, diciamo, quando ci si sposta dal proprio paese per un altro, c'è sempre, soprattutto venendo dal Brasile in Italia, c'è questa saudade. Saudade, ho detto bene? Come pronuncia? Saudade. 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 Una parola italiana che può tradurre bene questa parola, ma una sorta di quando ti manca molto qualcosa. E tra le varie cose che possono mancare del Brasile, sicuramente la cosa più forte, una delle più forti, è il cibo. E tra il cibo c'è il pastel, che William si è perfezionato proprio qui, diciamo, si è perfezionato nella preparazione di questo pastel. Perché che succede? Mentre in Brasile, se ad esempio non hai tempo, hai pronto l'impasto da comprare, si può comprare l'impasto e quindi magari già l'impasto è pronto, ti sei avvantaggiato, quindi puoi mettere dentro gli ingredienti, però. Mentre qui non si trova l'impasto per i pastel, quindi ti è dovuto iniziare a fare. Grazie per il suggerimento, fare l'impasto. E depois de uma aula sociocultural, podemos dizer? Vamos lá! Ou melhor, vamos aqui mesmo, né? Hoje aqui. Não, questo é mio. Questo é mio. Bom, pessoal, para essa receita nós vamos usar 500 gramas di farina 00, 500 grammi di farina 00, una colher di chá di sal, un cucchiaino di sale, una colher di chá di olio, un cucchiaino di olio, una colher di chá di vinagre, un cucchiaino di aceto, olio para frittura, olio per friggere, e acqua morna. E acqua tiepida, una tazza. Mole e nem muito dura. La consistenza dell'impasto deve essere così, non troppo duro, non troppo morbido. E agora vamos deixar repousar. Lo lasciamo riposare un pochino. Bom, pessoal, acabamos de fazer a massa e agora a gente vai fazer o recheio. Abbiamo finito di vedere quindi come si prepara l'impasto, adesso andiamo a vedere il ripieno. E per il nostro pastel, nós vamos fazer dois tipos de recheio, che seria um con carne e outro con verdura. E per i nostri pastel, oggi andremo a vedere due tipi di ripieno, uno con carne e uno con verdura.
Óbvio que no Brasil tem vários tipos de recheio, inclusive a gente tem até o pastel doce. Ovvio, in Brasile ci sono anche altri tipi di ripieno, c'è anche il pastel dolce, fatto con... Buono. Cioccolato, Nutella, buono. Buono, è da provare. E adesso? Vamos là! Anche prima, metti di questo. Vamos preencher os pastéis. E adesso, dopo aver steso l'impasto, andiamo a riempire i pastel. E agora, com a ajuda de um garfo, vamos fechar os pastéis delicadamente. Com muita atenção para não furar a massa, pessoal. E adesso con la forchetta andiamo a chiudere i pastel. Facendo attenzione a non forare con la forchetta l'impasto, quindi molta delicatezza.
o meu jeito de fazer o pastel, é o meu jeito, o jeitinho brasileiro, né? Que brasileiro sempre tem um jeitinho, dá um jeitinho, então esse é o meu. Esperei que vocês tenham apreciado. Ficou uma delícia. Confermo, troppo buono, troppo buoni. Não, pessoal, ficou muito bom mesmo, eu experimentei antes. Pessoal, não se esqueça aí de compartilhar esse vídeo com os amigos. Também não se esqueça de deixar um gostei, seguir nossa página Instagram, né? Contamos com vocês aí. Come si fa? Così. Così. Eccoci qui anche oggi alla fine del nostro video. Noi speriamo vi sia piaciuta questa nuova ricetta. Commentate, fateci sapere se avete mai assaggiato questi meravigliosi pastel della cucina, stiamo parlando appunto della cucina brasiliana, uno dei tanti piatti della cucina brasiliana. E chi di voi già li sa cucinare? Come, con cosa li riempite? Fateci sapere con i vostri commenti. Continuate a seguirci sul canale YouTube, sulla pagina Instagram e Facebook Let's Take a Trip e Vamos lá! Ciao, pessoal! La prossima ricetta sarà italiana.